volontari, collaboratori, e cito adesso Elisabetta, Ferdinando, Alessandra, ce ne sarebbero molti altri che seguono, ci seguono, collaborano, anche promuovono tutte le nostre iniziative e quelle le collegate a noi, anche sui vari social. E veniamo quindi a cos'è il Premio Italia Medievale. Allora, come funziona il premio? A settembre ci sono state le elezioni, quindi sapete che in natura esistono vari sistemi, c'è lo Rosatellum, il Porcellum, il sorteggio e anche il nostro premio al suo bel sistema. In sintesi, tre fasi: candidature libere, selezione cinquina e voto popolare. Candidature libere, vengono raccolti tutti gli impulsi, gli stimoli che arrivano via mail, sui social, che quando siamo a qualche evento, ci segnalano delle realtà di sette categorie. Perché sette categorie? Perché il mondo di chi vuole valorizzare e promuovere il patrimonio del Medioevo italiano, di mille anni di storia, di cultura, di bellezza del nostro paese, sono di tutti i tipi, quindi abbiamo cercato di riassumere in sette categorie, che sono editoria, arte, spettacolo, gruppi storici, istituzioni, turismo e multimediale. Sono delle sintesi che in sé accorpano altre sottocategorie. Allora, partiamo con la categoria editoria, e purtroppo qui dobbiamo segnalare un'assenza che era confermata fino a ieri, ma sono sopravvenuti degli impedimenti, e quindi ha fatto la cortesia di mandarci una presentazione in video, è Marina Montesano con il suo saggio Ai margini del Medioevo, edito da Crauci. È con grande dispiacere che non posso essere lì con voi. Purtroppo gli impegni universitari, le lezioni si accavallano in questo periodo. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a Italia Medievale, naturalmente, per aver candidato il mio libro e soprattutto a quanti l'hanno votato. Vorrei anche dire due parole, intanto per manifestare non soltanto la mia contentezza, ma anche quasi direi la mia sorpresa. Certamente perché il libro era candidato insieme a quelli di amici ed autori che stimo profondamente, ma anche perché Ai margini del Medioevo non è un libro facile, direi. È un libro che è nato quasi casualmente su una proposta dell'editore Carocci e di Giuseppina Lupi. Primo classificato nella categoria arte, Liuteria Coccobelli di Gavirate, in provincia di Varese. Ci è piaciuto molto poter consegnare il premio a Liuteria Coccobelli, perché il mestiere del liutaio, anche se non è necessariamente dedito a strumenti medievali, è comunque qualcosa che porta una tradizione millenaria nel suo mestiere, nella sua professione. Quindi io invito subito l'amico di Liuteria Coccobelli a chiudere la parola. Vi ringrazio molto, sono molto sorpreso di questo premio, soprattutto perché appunto la mia attività non si occupa solamente della produzione di strumenti per la musica medievale, ma di tutti gli strumenti a corda pizzicata in generale. Io mi chiamo Simone Assunto, il mio laboratorio è Liuteria Coccobelli. Mi sono formato presso la Civica Scuola di Liuteria di Milano, è una scuola che dura 4 anni, presso la quale si può studiare insomma questa arte, questo mestiere. Noi siamo particolarmente lieti di consegnare questa pergamena, chiamiamola così. È un premio popolare anche in questo senso, non ci sono statuette alla Oscar, ma in Liuteria Coccobelli per il 2022. Grazie. Allora, la categoria spettacolo comprende attori, registi, produttori e musicisti, vede vincitore il gruppo di danza storica Il Biancofiore di Vigevano, in provincia di Milano. Grazie. Allora, io voglio ringraziare
Tanto io faccio partire, la prossima volta ci organizziamo con un clissidra medievale, perché certo. Proprio il cronometro nel cervello. Allora, intanto ringrazio tutti per la partecipazione, soprattutto per avermi ascoltato. Ringrazio mia moglie che non ha voluto venire qui su, non ha voluto, è qua. E ringrazio tutti quanti e chi ci ha votato. Grazie a tutti. Storici, che comprende associazioni, gruppi d'anni, giochi storici. Non so se sono presenti, non li vedi in sala, sono quelli che si vestono da personaggi medievali. Associazione culturale duecentesca di Milano Lignate, giochi in casa. Grazie. Due minuti per spiegare chi siamo e due minuti per ringraziare. Associazione duecentesca, già il nome dice tutto, ci occupiamo da tanto tempo, anche se siamo molto giovani, perché in realtà per questioni amministrative duecentesca si è costituita 3 anni fa, ma veniamo tutti da esperienze quasi ventennali sul Medioevo soprattutto sul XIII secolo, che è il nostro focus, definiamolo così. E di questo ci occupiamo cercando di portare alla gente la nostra esperienza nel ricostruire attraverso fonti, attraverso immagini, attraverso tutto quello che riusciamo a trovare, attraverso collegamenti con università e storici che ci rallegrano della loro amicizia, con Italia Medievale, con la quale collaboriamo in alcuni momenti del lungo anno, diciamo così, di evocazione da parecchio tempo. E questo è quello che facciamo e che cerchiamo di fare ogni volta al meglio. Grazie ovviamente a Italia Medievale per averci considerato in questa cinquina iniziale. Grazie. E voi sono tutti voi. E grazie a tutti quelli che hanno votato per noi per portarci a questo punto. Grazie ancora. Istituzioni che comprende enti pubblici, università, musei e biblioteche. A vincere in questa categoria è la Società Storica Lombarda di Milano. Buongiorno a tutti, ringrazio l'organizzazione e cerco di spiegarvi chi siamo e che cosa facciamo. Però devo leggere perché anch'io non sono abituata a parlare in pubblico, quindi per me. Allora, la Società Storica è prima di tutto un centro di cultura vivo e attivo su molti fronti con una lunga storia alle spalle. Nata quasi 150 anni fa, esattamente nel 1873, la Società Storica è in primo luogo un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che si occupano di storia milanese e lombarda. Fin dai suoi esordi, la società ha saputo attrarre a sé non solo studiosi di professione, ma anche cultori appassionati di storia milanese e lombarda. I suoi soci, che sono attualmente 430, sono sempre stati la sua forza e la sua ricchezza. Nel corso degli anni hanno sostenuto, ma anche incrementato con lasciti e donazioni, la biblioteca e l'archivio, oggi composti da ben 15.000 volumi a stampa, 15.000 opuscoli, 1.050 fogli volanti del XVII-XVIII secolo, 42 manoscritti, 8 impugnabili di 210-500. Spiego che cos'è oggi lo scopo della Società Storica, che è tenere viva la nostra memoria storica sicuramente. Per questo motivo ogni anno si organizzano convegni e conferenze a cui invito tutti voi, ma anche corsi sulla storia del libro rivolti ai giovani e alle scuole. Grazie per l'attività e da questo ci ringraziamo. A vincere quest'anno nella categoria turismo è Guida Lucera Dagna di Lucera in provincia di Foggia. Quindi non solo per la distanza percorsa, merita un grande applauso. Prego.
Allora, io mi presento, mi chiamo Simone De Troia, sono storico dell'arte e guida turistica della Regione Puglia dal 2013. Vince proprio la categoria il mio sito, praticamente, Guida Lucera Daunia. Il tecnico se mi aiuta, vi faccio un po' da guida turistica in 5 minuti mostrandovi un po' quello che io mostro ai turisti. Siamo chiaramente in Puglia. La Puglia è divisa storicamente in tre parti: la Daunia, la Piugenzia e la Messapia. Se va avanti, la parte di cui io mi occupo è la Puglia del Nord, quella meno conosciuta, perché solitamente i turisti vanno in Salento, in Terra di Bari, la Daunia è quella sconosciuta. Però la Daunia è importante perché da qui passava la via Appia Traiana, in particolare a Troia. Da Troia poi partiva una diramazione, una strada che portava a Lucera e poi un'altra strada che arrivava fino a Siponto. Lucera era la città che era capoluogo del territorio, e Siponto chiaramente era il porto. La Daunia poi cambierà nome, molti la conoscono come Capitanata, perché chiaramente il nome bizantino è quello che ancora oggi va per la maggiore, e per tanti secoli è sempre stata Lucera capoluogo della provincia di Capitanata. Finalmente il sito quindi poi è composto da varie pagine, in questo momento sta andando avanti quella di Lucera con alcune immagini, questo è il complesso del Santissimo Salvatore, queste sono le ceramiche saracene del 1200 che sono conservate nel museo archeologico di Lucera, sono molto interessanti perché Lucera è stata una colonia araba per via di Federico II che deportò qui i saraceni dalla Sicilia. Quindi vi ringrazio la situazione, ringrazio Maurizio, ringrazio per la mia parte e dedico i miei premi alla mia famiglia e alla mia città, a Lucera. Ultima categoria delle 5 di concorso, multimediale, che comprende portali, internet e web agency, e ha vinto Skylab Studios di Tarquinia. Marco Piastra, direttore marketing e social di Skylab Studios. Abbiamo preferito farvi vedere un video perché quello che facciamo noi è un po' complesso da raccontare, in 5 minuti soprattutto. Ci divertiamo a dare voce a periodi storici utilizzando l'innovazione. Quindi la nostra specialità è quella di realizzare segnaletiche interattive con QR code che danno la possibilità soprattutto di avere un'accessibilità massima anche alle persone che hanno disabilità visibili ed invisibili, anche perché il Medioevo è un periodo molto difficile da raccontare. Spesso e volentieri ci trovavamo davanti a turisti che stavano davanti a monumenti appunto medievali e non potevano capire l'importanza e soprattutto la storia che era vissuta poi all'interno di questi monumenti. Da lì con Marco abbiamo ideato tutta una serie di soluzioni, tra cui quella che ci sta diciamo portando un po' più agli onori della cronaca. Sono dei cartoni animati, riportiamo in vita personaggi che vengono dal Medioevo, trasformandoli in cartoni animati, e i bambini con i propri smartphone, quelli dei genitori, inquadrano questi personaggi, prendono vita e fanno il lavoro che fate voi, è meraviglioso, soltanto con un linguaggio più adatto e soprattutto 24 ore su 24, perché sarebbe difficile per loro stare sempre presente e presidiare tutti i punti di interesse. Quindi ci ha fatto tantissimo piacere questa nomination e soprattutto siamo rimasti meravigliati dalla vittoria. Quindi vi ringraziamo tanto, non so se Marco. Sì, no, anche a nome di tutti i ragazzi che sono in ufficio insieme a tutti i nostri collaboratori, perché qui è presente diciamo, la parte
amministrativa, creativa, ma ci sono tanti ragazzi e ragazze giovani che lavorano insieme a noi, dei videomaker, ai titoli dei croni, agli illustratori, chi mette insieme appunto i servizi multimediali che spesso e volentieri non, nascono qui come idee, ma poi tecnicamente vanno realizzati e da soli in due non si riesce ad arrivare a 350 comuni e una ventina di musei, quindi ringrazio anche loro e grazie a voi per averci cercato, provato e chi ci ha votato. Essere qui, pensavamo di essere i più teatronici, invece grazie anche per la a questo punto i premi speciali. I premi speciali sono un arbitrio che ci prendiamo noi come direttivo d'Italia medievale al di fuori delle votazioni, al di fuori di tutto, in alcuni casi non è. Speciale è presenza e assenza, un volume pubblicato da Vite Pensiero, abbiamo il curatore del professor Nicola Giordapunto, professore di storia medievale all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Minuti vi devo spiegare la ricerca di 3 anni di una quarantina di ricercatori sparpagliati in tutto il mondo. Questa ricerca era culminata in una scuola estiva per giovani studiosi e in un convegno che si fa ogni 3 anni a Brescia, che una volta si faceva al Passo della Mendola, che si chiama il convegno della Mendola, che per i medievisti sono convegni importanti fatti dalla Cattolica sulla storia delle istituzioni ecclesiastiche medievali normalmente. E da qualche anno questo convegno ha cambiato pelle, anche per colpa mia se vogliamo. Quindi questo era il convegno del 2019, non dico profetico e non voglio dirlo perché altrimenti uno pensa che magari abbiamo portato anche un po' sfiga con questa storia, ma in realtà il problema era che è diventato poi nel frattempo di grandissima attualità, perché il problema della presenza fisica e degli strumenti per rendere presente l'assente e quindi in qualche misura la comunicazione, perché questo è la comunicazione, ma soprattutto invece gli strumenti istituzionali e la percezione della presenza, che nel Medioevo era diversa rispetto alla nostra, ebbene tutto questo era oggetto di un progetto di ricerca molto grande. E la domanda è, per esempio, le istituzioni creano una presenza fittizia oppure no? In effetti l'istituzione non è niente, pensateci. Che cos'è l'istituzione? Che cos'è lo Stato oggi per noi? Poi invece vai a vedere, lo Stato si rende presente attraverso dei processi di, noi diciamo, di simbolizzazione. Per esempio, se voi andate in una città vedete che c'è la prefettura e non è mai un palazzo banale, è sempre un palazzo molto monumentale, oppure le divise dei carabinieri. A che cosa servono, oltre al fatto che li rendano in qualche misura riconoscibili? E fanno vedere lo Stato. Quello che noi abbiamo sulla nostra documentazione, la nostra carta d'identità, quella di adesso è più anonima, ma quella di una volta, non era lo Stato che parlava di sé? Vedevate lo stemma della Repubblica, cioè attraverso delle forme di risimbolizzazione quello che non ha una consistenza fisica diventa comunque presente. E quello interessava questo a livello istituzionale soprattutto, però poi ci siamo accorti che nel Medioevo in realtà le modalità per rendere presente l'assente e la percezione di presenza che per noi, di fenomeni che noi consideriamo invece irrilevanti era diversa rispetto a noi. Quindi facciamo l'esempio delle possessioni demoniache, oppure la presenza dei defunti in chiesa per i quali si prega attraverso delle tecniche, attraverso la scrittura su un libro della vita posato sull'altare, questi defunti che sono sotto l'altare, deposti, sono sepolti sotto l'altare e vicino alle reliquie, tutto questo genera presenza, una presenza che è una specie di luogo di comunicazione tra l'al di qua e l'al di là. Questo soltanto rende lì conto di questa ricerca, che è stata una ricerca molto complessa, e io voglio ringraziare veramente Italia Medievale perché collaboriamo tanto, perché le nostre ricerche tanto complesse, se trovano la possibilità di avere un pubblico, un audience, lo devono in gran parte allo sforzo, io glielo dico sempre, che sono dei benemeriti e collaboriamo molto spesso, veramente questo è un lavoro. Noi siamo molto contenti.
appunto abbiamo... Secondo premio speciale, va. Aspetta, un attimo di salto. No, mi viene in mente che è stato citato Alfonso X perché ha parlato delle cantigas di Santa Maria, no? Alfonso X fa, è del XIII secolo, del 200, diciamo, più che la duecentesca, e c'è, lui ha fatto tantissime cose, era come Federico II, un uomo di multiforme ingegno. Ha fatto anche un trattato sui giochi, perché qui cominciamo a entrare in un terreno, no, in cui c'è qualcuno che ne sa un po' di più e che si studia, vabbè, l'anno scorso avevamo già incrociato il giocare nel Medioevo, quest'anno abbiamo i barattieri da San Marino. I barattieri da San Marino. Buonasera a tutti. Allora, io sono Michele Zaccavo, sono qua con il mio grandissimo amico Danilo a rappresentare appunto la nostra associazione, che è appunto l'associazione San Marinese Giochi Storici, che organizza ogni anno, dal periodo che va da giugno fino a settembre, anche il gruppo di rievocazione storica medievale, appunto, che abbiamo definito i Barattieri. Allora, avanti con le slide. Ecco. Dunque, la nostra associazione in realtà si occupa, ha un hobby particolare che è diverso da quella rievocazione storica in costume, ma si occupa soprattutto di giochi da tavolo di un certo tipo, molto complessi, soprattutto dedicati alle famose battaglie della storia e comunque anche ad episodi sportivi o finanziari che siano. Siamo una quarantina di soci, abbiamo sede a San Marino naturalmente e appunto nel periodo estivo mettiamo in scena anche questo gruppo di barattieri. Avanti. Siamo arrivati, questi siamo noi in sede, avanti ancora, che vanno, ecco, siamo arrivati per caso in realtà alla rievocazione storica in costume medievale, perché nel lontano 97, grazie al progetto e alla pubblicazione di questo gioco che vedete qua, è un gioco astratto che permette di ricreare la storia della nostra piccola Repubblica durante i secoli, dalla sua fondazione in avanti, abbiamo appunto, l'editore all'epoca ebbe la brillante idea di farsi partecipare a quelle che erano e sono ancora le giornate medievali sanmarinesi, cioè la festa sanmarinese che si tiene ogni anno a fine luglio, appunto nel centro storico, con tanti personaggi in costume come i colleghi qua di fianco. All'epoca eravamo appunto questo gruppo che metteva in scena questo gioco in coppia gigante, noi eravamo dei signorotti che si disputavano i territori di San Marino su questo gioco. Il gioco Il Duca di Andrea Angiolino, Alessio Spalluto, edito da Top Hat di Ravenna. E ringrazio anche loro che sono venuti. Solo due parole, l'autore Alessio Spalluto, autore di numerosi giochi, è di Urbino, quindi si trasmette ancora una volta la passione alla propria terra. Andrea Angiolino e lui ha festeggiato l'anniversario, 40 anni dalla sua prima collaborazione. Titola Le Rogazioni di Maggio di Domenico D'Angelo. Anzitutto ringrazio Giuliano che ci ha detto i racconti, ringrazio l'organizzazione. Dico molto velocemente diciamo, che il racconto di Peter Usher, spero di averlo pronunciato. È conferma che ci riconosciamo culturalmente dell'Italia medievale. E questo è estremamente importante perché per noi è l'Italia medievale che ha dato la cultura alla Polonia, alla Romania, all'Ungheria e anche all'Impero Romano. Grazie. Buonasera a tutti. Forse non vincerò il premio Celeritas, ma ci andrò vicino, per due motivi. Il primo è che da persona assolutamente non previdente, quale io sono, non mi sono preparato un discorso, e poi non ho, diciamo, un curriculum. Ringrazio i miei diciamo, compagni di viaggio nel Medioevo, un viaggio fatto di fatica, di lavoro, di studio. Vi invito a guardare questi abiti dietro a cui c'è tanto studio, tanto lavoro, appunto. In ginocchio.
il legato però il legato non può stare celato. Quindi questo lo vediamo. Come si dice in medievale cheese? Casio, però salta anche la bocca. Va bene, 40 iPhone, una sarà venuta bene. Aspettate, fate una senza maschera. Sì. Terribile con la mascherina. Poi pubblicatele e fatecele avere, mi raccomando. Vi ricordo che in Italia...